oggi è il giorno 12, è il giorno in cui sono arrivati, grazie all'ospitalità del ippodromo di Sesana e di Fabrizio che è qui presente, gli equipaggi dei nostri attacchi di tradizione che faranno parte delle sfilate nei prossimi giorni. Oggi sono arrivati i cavalli, domani i cavalli verranno attaccati e ai presenti spero che si faccia vedere cos'è il bel attaccare. Noi come organizzazione abbiamo apprezzato per questo centenario la loro precisione e soprattutto come se viene seguito il cavallo in tutti i particolari, in tutti i loro movimenti. Oggi sono giunti all'ippodromo del Sesana e c'è stata grandissima attenzione dal punto di arrivo all'alloggio, a seguire l'abitudine del cavallo. Questi sono momenti importanti perché si capisce l'amore per il cavallo e è rafforzato dal fatto che comunque sono tutti volontari. Questa manifestazione, che è la prima nel suo genere, che si svolge in una città storicamente legata alla cultura del cavallo come Montecatini Terme, e spero anche come rappresentante della FISE che questa non sia l'unica manifestazione, ma che spero nei prossimi anni di poter portare qui addirittura delle manifestazioni agonistiche da abbinare a questa manifestazione di tradizione. Io direi di chiudere qui allora questa nostra piccola carrellata, ricordando a tutti gli appassionati che per quanto riguarda le nostre carrozze, le carrozze d'epoca, ci saranno veramente degli attacchi speciali. Break, due tiri a quattro, gran break dei Landò, ma tutto questo, come diceva Oberdan prima, nell'insegna e nell'arte del bel attaccare e dell'eleganza soprattutto, perché carrozza d'epoca vuol dire soprattutto eleganza.